Ciao, oggi prepariamo insieme questo bellissimo e buonissimo semifreddo al caffè e gocce di cioccolato. Non fatevi spaventare dal suo aspetto, in realtà è facilissimo da realizzare. Vediamo subito il procedimento. Per prima cosa prepariamo il composto al caffè. Mettiamo in una tazza 80 g di zucchero, 6 g di caffè solubile, 25 g di miele, 80 g di caffè bollente preparato con la macchinetta o con la moka indifferentemente. L'importante è che in questa operazione vi ricordiate di sporcare ovunque come ho fatto io. Amalgamiamo per bene finché non si sciolgono zucchero, caffè solubile e miele. Mettiamo da parte e aspettiamo che si raffreddi. Mentre aspettiamo che il composto al caffè si freddi, foderiamo uno stampo da plum cake con della pellicola trasparente per alimenti. Versiamo in un piatto piano 60 g di latte che ci servirà per inzuppare i pavesini. I pavesini saranno al cacao e classici, 3 pacchettini di ogni gusto. Li dobbiamo inzuppare brevemente nel latte da entrambi i lati e dobbiamo foderare lo stampo alternandoli. Mettiamo da parte e prepariamo la farcia. Prendiamo una ciotola a sponde alte e mettiamo 250 g di mascarpone freddo di figo. Gli diamo una prima mescolata con le fruste, a velocità bassa per ammorbidire un po' il mascarpone. E aggiungiamo 500 ml di panna fresca, non zuccherata. Diamo una mescolata con lo sbattitore spento perché vi avviso questo schizzerà ovunque e poi montiamo per 2 minuti a velocità alta. Trascorsi 2 minuti senza spegnere le fruste, versiamo a filo il composto al caffè. Anche in questo caso ne versiamo un po' fuori dalla ciotola. Tutto perfettamente come previsto. Finiamo di montare la crema finché non risulterà bella spumosa. Per la decorazione finale mettiamo da parte 3 cucchiai colmi di crema. Li mettiamo da parte già nella sac à poche. Io utilizzerò una sac à poche alternativa, ma voi potrete utilizzare tranquillamente una sac à poche classica anche usa e getta con la punta a stella. Alla restante crema aggiungiamo 50 g di gocce di cioccolato fondente. Amalgamiamo il tutto. Riprendiamo il nostro stampo da plum cake foderato di pavesini e lo riempiamo per metà con la crema al caffè e gocce di cioccolato. Livelliamo per bene la farcitura. E creiamo uno strato intermedio con i pavesini, sempre alternandoli come colore. In questo caso non sarà necessario bagnarli con il latte. Finiamo di riempire con la restante crema al caffè e gocce di cioccolato. E purtroppo qui la videocamera si è spenta e ha tagliato l'ultimo pezzo, quello in cui mostravo come chiudevo, quindi con un ulteriore strato di pavesini, sempre alternati e anche in questo caso senza bagnarli con il latte. Ho infine chiuso con la pellicola trasparente e messo in freezer per almeno 4 ore. Trascorse 4 ore o più, possiamo recuperare il nostro semifreddo dal freezer. Lo lasciamo rinvenire una ventina di minuti e possiamo quindi sformarlo nel piatto da portata. Lo
lo ribaltiamo con un gesto rapido e sfiliamo lo stampo e la pellicola insieme. Prendiamo dal frigo la crema che avevamo messo da parte e con una sacca poche con bocchetta a stella creiamo tanti piccoli ciuffetti tutto intorno al semifreddo. Decoriamo ogni ciuffetto con una goccia di cioccolato. E questo è il risultato finale. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Ci vediamo prestissimo con una nuova ricetta. Ciao!